Ma cosa succede qua? Che è successo? Danno la spesa, là. Danno la spesa gratis alle persone che hanno bisogno? E sono non sono tutti palermitani comunque, no? No, ci sono tutti. E uno quante cose può prendere dentro? Cioè, consegnano loro una busta? No, non... a buttare punte, a tessero, codice fiscale. Ah, non danno tutto, a chi arriva danno no, subito no, le cose. Devono dimostrare di avere problemi ed economici, giusto? Dipende da poco. E questa è la chiesa stessa che lo fa? Sì, la chiesa. Quindi possiamo dire che abbiamo una chiesa che funziona, però, vero? Lei è disoccupato? Pensionato, con la minima sicuramente, non si può campare. Arriva così, è manco, ce l'arrivo. È un disoccupato? Dico, ma c'è un problema, per esempio, rispetto a un pensionato, un disoccupato ha lo stesso tipo di spesa o danno più... No, la stessa cosa. La stessa cosa per tutti, l'importante è dimostrare di essere, diciamo, senza reddito. Esatto. Deve essere un reddito più poco, diciamo che... Sotto i 5.000 euro? No, 2.000 euro. Ah, 2.000 euro. E questo vi arriva ogni settimana, ogni giorno? Ogni mese. Ah, una volta al mese? Pochino, però. Non può bastare per tutti, vero? Comunque è sempre un piccolo aiuto. E questo, diciamo, dipende solo dalla chiesa o anche dal comune? Non lo so, questo non lo so. Come diciamo, il tramite la chiesa. Non lo so, sponsorizzato. Però il tramite la chiesa. È la Caritas. È la Caritas direttamente. Ah, ma vedo che ci sono anche molta gente di colore. Non ho capito perché... Ma dove era un attimo? Lucia. Io purtroppo prendo il mangiare. È disoccupata signora? Eh? È disoccupata lei? Io sì, da anni, da 6 anni. È venuta a prendersi... mi aiuto, mi arrangio qua alla stazione Notombart che prendo sempre il mangiare, che ci sono tante associazioni, che c'è... È riuscita a farcela così? Così sì. Allora, se non ci fossero loro, allora io a quest'ora morirei di fame. Addirittura sì? Ovviamente sì, perché come fa? Allora me ne vado a rubare, o se non faccio altro io non mi vergogno. Non è una cosa naturale. L'importante è portare un pezzo di pane a casa, diciamo. L'importante è portare un pezzo no, di pane. No, è per mangiare e per io campare, perché io da 2006 che non prendo mantenimento. 136! Sono una donna divorziata, perciò ovviamente come mi devo arrangiare. E perché si lamentava dei ragazzi di colore? No, io non sono razzista. Io sono nel senso io amo l'uguaglianza, non sono razzista, perché non è giusto che ho visto da anni che aiutano a quelli stranieri e i palermitani no, perché loro prendono 50 euro al giorno, gli danno tutto, a noi no, siamo discriminati rispetto a loro. Quindi fanno razzismo verso i palermitani? Sì, verso i palermitani. E io sono l'unica, infatti mi batto sempre alla stazione Notombart per tutti, che è giusto che fare l'uguagliato, tutto uguale, solo niente. Ma che significa? Qua va a finire. Che tu... Sì, tu... Che io sono chiede che comanda la stazione Notombart. Può venire pure. E mi vede là. Io faccio sempre intervista perché ovviamente mi batto sia per l'associazione che il comune deve dare sempre, in modo che ci danno da mangiare a noi. Io mi chiamo Antonella. Antonella Cervello, cioè non mi vergogno. Però dare da mangiare anche agli immigrati non è sbagliato. No, ho detto a me piace l'uguaglianza. Uguale per tutti. No discriminazione. Io ho constatato che ha da anni che aiutano solo loro, noi no, se abbiamo di bisogno bussiamo, non ce ne danno. E lei che ne pensa di Salvini a questo punto? Il ministro Salvini che ne pensa? Non lo so, io la non metterei posso... qua sopra in un albero. Io penso... A Salvini? A Salvini? Lui è come un... Io penso che... Non è nazista. E perché? Perché cos'è? Questi non sono politici, non sono milizie. Lo fanno solo per scopo e basta. Solo per soldi. Io spero che ci sarà qualcuno che fa qualcosa per tutti, in generale, che non ci sia disparità, ecco, sia a livello... Ma lei c'ha figli, signora? Io sì, ma purtroppo non hanno tolte. E qua è una situazione un po' delicata. Lo dico, quindi non li mantiene per ora? Lei non mantiene figli per ora? No, però mi devo mantenere io, certo. Se non muoio di fame. Certo. E io quello che dico che una cosa l'ha fatto il comune, nel senso di fare delle associazioni che io vedete, c'è Sant'Egio, Angeli della Notte, Croce Rossa, come ho fatto stasera alla
perché non venite ogni tanto? Dove siete? Alla però? Stazione Notobarto, io ogni sera prendo e mangiare là per mangiare, perché non è che qua danno carne secondo. Certo. Devo mangiare. Certo, certo. E i numeri? Come funzionano qui i numeri? Si prende il numerino e... No, no, qua abbiamo un cartoncino. Vi danno un cartoncino? E tramite il numero entriamo. Mm-hmm. Qua? Ok, la signora Antonina allora. Sì, sì, però mi chiamano Antonella. Antonella, sì, sì. Ok. Allora... Ma è buona che fate... Però io non vorrei che pensate male, che noi parete odiamo, siamo tutti uguali, mi piacerebbe l'uguaglianza. Questo lei lo sta dicendo. Sì, e anche di un'altra cosa, che la legge deve essere uguale per tutti, perché dubbio. Ho visto che dice che c'è la legge uguale per tutti, invece no, c'è disparità. Soprattutto con i palermitani, dice lei. Sì, no, il fatto è che fanno disparità, è tipo, che c'è questo fatto dei stranieri, uh-huh. Che i stranieri vengono più privilegiati, noi no. Se abbiamo bisogno possiamo morire di fame. Allora ci danno tutto, soldi e tutto. E questo è il problema. Grazie. Di fare prego. L'uguaglianza, ecco, grazie. Grazie a lei. Di fare qualcosa. Ma qua? Andiamo. Altre persone. Ma sanno come andavano a fare le macchine, se che c'è. Basta che non fa, che bella cosa che fa. Ah, pensavo volesse ripetere. La figlia della sta comunità, la figlia. Già fatto, già fatto. Ma loro... Dice la maniera, sai bene. Ma loro lo prendono pure come quella spesa qui? Sì, perché ne altri se ce vogliono. Tutto. Se ce vogliono, abusivo. Ma perché sono tutti quelli che lavorano in nero, questo? Lei è Sicilia? Sì, sì, sì. Sicilia? Sicilia è cantante, allora, sì. Se posso dire una cosa? Sì, sì, se vuole io la metto... Le parlo no, però no, con no, la... No, 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 così no, mi serve l'audio. No. Così lo arrivato secondo me. No. A me la voce mi interessa, non l'audio, non la sua figura. No, ma quella voce si conoscono. E allora, dica. Quella voce si conosce. E allora, guardiamo altre cose. La Patrizia. La Patrizia. Ma la gente io non la miro. Deve salire la gente, deve fare tutti i marciapiedi e gli alberi. Che arrivano fino al quarto piano. Arrivano fino al quarto piano. Tutti i marciapiedi sono tutti sollevati. Nella mia scala. La radice sta entrando dentro il portone e sta andando verso i contatori. Verso i contatori. Sono proprio abbandonati da anni allora. Oh. Gente che si è rotta i bracci. Gente che si è rotta i bracci. Non si vede niente se si rubano una macchina. E non si vede niente che c'è lì sotto. Non si vede completamente niente. Siete per un stesso piano. Quindi tutte cose abbandonate praticamente. Sì. Una strada dicevano perché c'erano i palombi, ora i palombi non ci sono più. Ma secondo lei? Ci sono i sacchetti della monnezza. Invece secondo lei, parlando di spesa, sono veramente tutti bisognosi quelli che ci sono? No, no. Ci sono anche finti? O 50% manco ci arriva. Poi gli altri si fanno la spesa gratis, ovviamente. Certo, 50% manco ci arriva, dopo ci travagliano tutto in nero. Ah, perché sono in nero, lei, quindi... Lei chi ci arriva sempre? C'è la patrizia, tutti, i negozi, però tutto in nero, per esempio chi ti stava chiamando la domenica, carici no, dice le cose europee, un giorno non manco una lira la domenica. Domenica e sabato. Quindi approfittano pomeriggio. Di questa cosa. Un giorno non manco una lira. Che incredibile. Nemmeno un centesimo gli dà. Va bene. Aspetto che prendiamo la parrocchia, comunque la parrocchia e la chiesa è vicina ai poveri comunque. No, va, la parrocchia, ci sono parrocchi in gamba. Veramente 100%. In gamba. Buona giornata, arrivederci.